Ciao amici, come state? Tutto bene? Ah, il nostro martedì, è passato, come sempre andiamo a fare un po' un resoconto di quello che insomma, ci siamo detti, ci siamo raccontati, sicuramente eravate in tanti anche martedì. Intanto abbiamo aperto ricordando non solo le popolazioni colpite insomma da questa grave alluvione, abbiamo parlato anche di dei fiumi che vi ho fatto vedere insomma prima della nostra diretta, di quello che è successo almeno nelle mie zone, ma sicuramente abbiamo parlato di viaggi perché ci piace raccontare di viaggi, ci piace parlare di viaggi e alla fine noi insomma siamo bravi a fare questo, siamo bravi a raccontare diciamo così quello che ci fa star bene. Insomma abbiamo anche dedicato una canzone che in realtà Gualtiero aveva richiesto per ricordare un po' quando lui, 48 anni fa, aveva iniziato a fare il militare e che usciva anche appunto la canzone degli Homo sapiens, Tornerai, ritornerò, che lui voleva dedicare un po' a tutti quelli vecchietti, come dice lui, come lui che partivano appunto per il militare, che lasciavano, no, le loro amate a casa ad aspettarle. Ma poi, insomma, l'abbiamo voluta dedicare, anche lui stesso l'ha voluta dedicare a tutti coloro che in qualche modo stanno aiutando le popolazioni in Emilia-Romagna colpite, dicevamo, insomma, da questa catastrofe, ma che in qualche modo è anche un auspicio perché tutto torni e ritorni come prima, anzi meglio di prima. In realtà, tra l'altro, Gualtiero in questo momento, martedì, era alla Spezia per il 70° raduno nazionale dei bersaglieri, quindi ci aveva mandato un bersagli abbraccio e dicevamo, a proposito insomma anche di quello che è successo, abbiamo parlato però anche con Stefano insomma di quello che in realtà ha subito, no? Anche il terreno, soprattutto le coltivazioni. Io guardavo anche in TV nei giorni passati un po' quello che si diceva, che insomma ci vorranno parecchi anni prima che tutto torni come prima, che si possa avere di nuovo una produzione di frutta e verdura insomma degna di poter essere venduta. Tant'è che si pensa anche a quelle persone che in questo momento rimarranno anche senza lavoro. Detto questo, ci siamo uniti a loro e poi insomma abbiamo anche, c'è stato chi ha richiesto addirittura l'aiuto di Stefano, dicendo in qualche modo che insomma aveva piantato Roico, aveva piantato i peperoncini, ma non erano uscite piante, solamente due, ma forse perché lui aveva fatto questo, diciamo così, questo esperimento di aver piantato dei semi ormai vecchi di oltre 3 anni, e Stefano gli ha detto sì, ormai non fanno neanche più semi, anzi ha fatto un paragone dicendo alla fine è un po' come la nostra fertilità a 80 anni, quindi cioè praticamente hai eroico, hai seminato delle cose che insomma non sarebbero mai potute crescere, quindi mi sa che puoi buttare quello che hai seminato e riseminare qualcosa di nuovo. Abbiamo parlato di viaggi, Super Falco che è ancora in viaggio, è andato a Marsiglia e ce l'aveva un po' anche con i francesi, che in qualche modo, soprattutto una guida che dice io non voglio imparare l'italiano, e allora lui dice ma allora perché fai la guida e soprattutto perché la fai per gli italiani? Vero, anche questo ci fa chiedere perché vuoi fare insomma, quel lavoro, effettivamente ci sono tante domande da porsi, però è così, in realtà si parlava anche di Francia, dove vado io, a Capo, insomma giù più verso la Spagna, in realtà i francesi sono diversi, sono molto aperti, sono solari, ti aiutano, disponibilissimi, e quindi insomma non è che si faccia di tutta l'erba un fascio, però ogni tanto bisogna anche farsi due domande. Ma detto questo, siamo tutti cittadini del mondo e quindi ci accettiamo tutti quanti, e noi insomma più che mai questa community è cittadina del mondo, proprio perché siamo tantissimi, e come sempre insomma mi portate anche i saluti un po' di dove siete, quindi questo mi piace, mi fa sentire il calore nonostante che ci sia o non ci sia il sole, non importa. Poi abbiamo parlato di Marcello che il weekend del 1° luglio andrà in camper in Provenza a vedere i campi di lavanda, bellissima questa cosa, tra l'altro sarà anche il suo compleanno, quindi ci dovremo ricordare di fargli gli auguri, e poi come sempre arriva il piatto che noi aspettiamo, no? Perché noi siamo curiosi di sapere cosa Megano Turista, a parte che martedì pomeriggio andava in bicicletta perché faceva bello, ma che cosa avrà
ha realizzato per il suo pranzo. E allora ecco che c'era arrivato anche il menù. Il menù era fusilli con erbe dell'orto, con zucchine, gamberetti, baccalà con polenta bianca, vino passerina delle Marche. Ecco, io qui ho detto che in realtà avrei tralasciato il baccalà perché non lo amo molto, ma i fusilli con erbe dell'orto, zucchine, gamberetti, l'avrei mangiato molto 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 volentieri. Come sempre ricordiamo anche un po' che mi piacerebbe raccogliere, qualcuno di voi l'ha fatto, mi ha mandato anche le immagini dei suoi viaggi, e raccogliere il tutto, anche magari qualche ricetta per realizzare quel libro che vi dicevo, per poi dare il ricavato in beneficenza. Quindi questa cosa è una cosa che sicuramente mi piacerebbe fare con il vostro aiuto, e spero insomma che mi diate anche un po' l'ok per poter realizzare questa cosa. Quindi mandare il tutto a iemmacalib1@libero.it, come sempre vederci ogni martedì, e raccontarci un po' di cose. Io martedì prossimo non ci sarò perché sono in Francia. Tra l'altro, anche grazie per i suggerimenti che mi avevate dato, e vi farò vedere insomma come ho realizzato il tutto su questo, diciamo così, su questa chiusura in legno che volevo fare per coprire il condizionatore fuori sul balcone, ma sopra fare una specie di piano di appoggio che fosse tipo un bancone ma molto piccolo, dove ci posso appoggiare insomma i bicchieri dell'aperitivo, e però avevo bisogno insomma di informazioni su come trattare il tutto, visto che sta all'aperto e insomma la salsedine, sappiamo, rovina tantissime cose. Voi mi avete dato i vostri suggerimenti, io ho comprato, tagliato, poi ho dato un po' di tinta, di tutto quello che vi avete detto. Vi avete detto di usare dell'olio, insomma, la tinta per le Marche, così rimaneva più resistente. Vi farò vedere quello che è stato, diciamo così, il lavoro. E poi, come vi dicevo, martedì non saremo insieme perché sarò in Francia, sarà difficile fare una diretta e quindi raccontarvi qualcosa, ma ho tanto ancora da raccontarvi, come e sicuramente anche qualcosina per quanto riguarda la Francia. Magari cercherò qualche luogo che non vi ho ancora raccontato e lo condividerò con voi. Va bene? Nel frattempo, insomma, io vi auguro una buona giornata, vi mando un bacione grosso, e poi per il resto ci si rivede, ci si risente. iemmacalib1@libero.it se volete scrivermi. Naturalmente vi rispondo con un po' di calma, ma vi rispondo, e poi, come sempre, insomma, potete seguirmi sul canale Patreon Simona, non solo radio. È tutto. Ciao, buona giornata e naturalmente rimanete sintonizzati. Ciao!